Bravo, ehi, ciao, tutto bene? Sono male, sì. Ciao. Qua c'è il numero a carta di... Ciao. Bravo. Sai cosa facciamo adesso? Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao, ciao. Non voglio interrompere il lavoro! Va bene? Perfetto! No, facciamo proposta! Io mi faccio, ciao. Mi faccio un po' di mercato finché non piove, di via i libricini. Ciao. Sempre. Bene. E ci mancherebbe altro. Prego signora. Grazie a lei. È difficile fare un giro. Comunque, la segreteria provinciale. Però. Prego signora. Ancora commissionata. Sì. Come l'indicazione è che vadano a rinnovo a partire dalle sezioni, quindi dal territorio più importante, sezioni circoscrizioni. Piacere mio. Buongiorno. Posso? Grazie a lei. Scusa. Un'ultima cosa su Vicenza. Giunta Presidente, te la do. Ti faceva il Cusiaco? Ma questo... Io c'ho la morosa di Como, c'ho la compagna, la moglie di Como. La ah, boom, boom. Buongiorno signora, grazie a lei. Posso? Sì. Buona passeggiata. Posso? Sì, ma infatti a cena. La moglie, non ha ancora sposata. No, l'amica. Se sente che dico l'amica. È un'altra. Non posso? È l'ultimo. No, grazie, è meglio perché ti ho indicato, però fai. Boom. Segretario. Cazzo morta. Ti ho anche detto il nome del tuo radio, vedi? Ma sei quasi non trovato? Gente che c'ha la porta. Come mai da Lombardo è venuto a sostenere l'indipendenza del Veneto? Perché se non parte il Veneto noi Lombardi dormiamo e quindi spero che il Veneto rompa gli argini, e anche perché qua c'è un referendum, c'è un sentimento, c'è una lingua, c'è una voglia di lavorare, c'è una cultura, c'è una comunità, e quindi puntiamo sul fatto che la Regione Veneto faccia votare i veneti, e poi a cascata Lombardia, Piemonte, Emilia, ma anche al sud, l'autonomia fa bene a tutti, quindi speriamo che il Veneto sia l'inizio. Come pensa cambierebbe la vita dei veneti dopo questa indipendenza? E guarda, se uno deve guardare il portafoglio in un momento di crisi, ci sono 20 miliardi che ballano, i cittadini di Veneto mandano allo Stato 21 miliardi di euro in più rispetto a quanto torna indietro, quindi vi lascio immaginare quanti artigiani, quante aziende, quante famiglie, quanti disoccupati o pensionati si potrebbero aiutare. Detto questo, è anche una questione di cultura. Stanno centralizzando tutto a Bruxelles, vogliono imporre un pensiero unico oltre la moneta unica, infatti oltre all'indipendenza stiamo ragionando anche di Europa e di Euro, perché vogliamo che le autonomie, le identità e il lavoro vengano rivalutate, e quindi cambierebbe sicuramente meglio, diciamo che peggio di così è difficile stare. Dove ci sarebbe un aperitivo che però ti stronca? Aperitivo a Firenze, non è che... No, magari quello sull'indipendenza a Firenze no, però sull'euro... Ci vediamo a Firenze! Piega un libretto, dammi... Boom. Indipendenza, euro, ponte.